Annuncio inizierà tra 2 minuti. La telecamera non c'è. Ragazzo, alla fine non devo andare a lavorare oggi. Ah. Però forse ho una videochiamata in serbo. Non in lingua serba. Però ho una videochiamata forse da fare dopo. Quindi giochiamo un pochettino, vediamo un po' come cosa succede, no? Quindi. Volevo solo un po' esplorare qua, poi quando ci sarà sta videochiamata io mi metto posto il microfono così mi sentite parlare. Se ci sarà la videochiamata, appunto, stacco tutto. Ecco. Allora. Dobbiamo andare qua. Più che altro lo stream l'ho avviato solamente per quello. Per fare il mare di nubi. Anyway. Qua onestamente non so da dove partire. Aspetta che mi metto un po' meglio sta roba. Vabbè, ho schiacciato Q, che se ne frega, tanto quello che lo spam puoi fare. Tutti preoccupati. Di fatto applaudono gli altri. Ancora sta scema, ma io non la voglio vedere. Quando è che ti sposi con il buon ragazzo di Mozart e non rompi le scatole ogni passante? Scusa. Che lui ti vuole bene, non si può dire. Non si può. Tratteniamoci. È sempre lì che ti aspetta, che ti pensa, signore. Come si chiama già quello lì che fa l'alchimia, Mozart? C'è il tavolo di alchimia. Un piscato. Comunque, qua volevo vedere se c'era qualcosa. A blast! Volevo vedere se c'era qualcosa al porto, eccetera. La prima guardia che vedo che ho il pennacchio nero era la roba. Anche se non si può. Ah, poi se riusciamo sì, andiamo a vedere dove cavolo si compra sta roba. Poi vediamo, ma può aspettare secondo me. Sinceramente sono curioso, lo farei per curiosità. Ma nient'altro. La base è che me ne frega ben poco. Mi fa blah. Qua sotto siamo già stati e c'era una missione forse. C'è il contrabbando. Le barche rapide per la fuga, sì, lo sapevano tutti. Si vede da qua il palazzo di Giada. Allora abbiamo già capito. Ningua non vi può guardare. Non arrivai. Non arriva Yelan con la sua vista da falco che vi vede dalla fortezza di Giro. Stavo la foresta lì dove ci sono i due statue. Beh, tecnicamente tipo Xiao abbiamo scoperto che è una vista quasi che può zoomare come un telefono. Quindi presumo che anche che Niguan dice, c'ho i miei. Sto tutto in città perché c'ho i miei c'ho i, come si dice, i miei contatti, ma io penso che fa andare in giro la gente che c'ha i poteri e vedono lontano 2 miglia e stanno lì. No, comunque qua in città sembra che non c'è più niente. Oh, guarda, questo pennacchio nero mi è stato regalato da Boom, bam, come la M. Dove è finito? Misteri. Così che funziona la vita.
Comunque penso che o mancano le cose da aprire, le chiavi, oppure perché l'altro giorno siamo stati e abbiamo preso 4-5 chiavi, però ne ho usata solo una. Quindi se ce ne sono ancora 4 in giro è tutto da vedere. Ho messo gli RAN nel gruppo apposta, usiamo. Quando c'era rerun di RAN mi piacerebbe avere C1 o C2. Forse è l'unico personaggio per adesso che mi piacerebbe non avere C0. Solo perché è utile quando vai in giro. Però vabbè, la base è anche un'altra. Ho anche altri personaggi che vorrei C1 o C2, ma per convenienza probabilmente Yelan sarebbe la migliore, forse. Non so. Che c'è una cesta lì, perché non è possibile. Un angolino sperduto. Questo mi serve, non proprio, ma diciamo che è una scusa per prendere. Mettiamo lo scudo e andiamo via. Aspetta che ho Jungle, me lo tengo per la modalità esperta. Ma neanche, perché Jungle ci vogliono quei 2 o 3 secondi per attivare lo scudo. Lei fa not now e subito. Marco finisce la frase e è subito uscito. Quindi, boh. Uffa. Il problema delle mie azioni è che si sente. Nel senso che non posso usare la bussola. Mamma mia. Ah, il telefono che dice connessione in corso. Io quando è così mi è già capitato che non ti legge la chat. È per quello che ho passato al browser per leggere la chat. So che leggendo la chat non leggerà nel browser è un incubo, diciamo. Oh. Cosa c'è? Vedi che però qua non te l'ha detto subito, però. Comunque. Ma siamo di nuovo lisci e mi continua a dare ceste, cioè io quello non lo capisco. Siamo ancora. Cioè, io quello veramente non lo capisco. Torniamo indietro. Ma continua a darmi ceste, Alicia, e. E qua, che cacchio ne so, che continuo a trovare, già una da una parte ci sta perché così li bruciamo per i manufatti di Jungle, però basta. Ahia. In ogni caso, quanti ne abbiamo qua di manufatti? Che poi è quello anche il problema, non arriviamo a 1800, sono obbligato a buttarli oppure a bruciare. Butto sopra i manufatti di Jungle o li brucio per ottenere cose migliori per Jungle? E lì, boh. Diciamo che preferisco sinceramente non diventare matto, e anche se non sono perfetti i manufatti non fa niente, però ma non lo so, nel senso che da oggi in poi non so se farmi anche un manufatto di difesa. Perché da quanto ho tolto il manufatto della difesa io e mia non mi piace più. Mi piaceva prima quando aveva difesa più 58%, perché durava un po' di più agli attacchi, adesso muore istantaneamente. Io ovviamente devi avere il team tipo con Jungle o qualcuno che ti fa, però anche se metti healing di Coco mi lei muore lo stesso. Sembra quasi che devi avere uno scudo per io e mia più che avere healing, perché non basta, muore subito. Boh. Può darsi che in game siano più forti gli scudi. Early game è meglio healing. Tanto le bestie, le beast hound le te le trovi solo una volta ogni morte di papa, almeno che te le vai a cercare.
Non so, mi dà quell'idea lì che forse Endgame, perché noto che gli scudi in Endgame, anche i personaggi, sono veramente buffati a manette. Invece se metti uno scudo early game è uno schifo. Non so, qua ci sono dei cacciatori di tesori. Quando ci sono cacciatori di tesori vuol dire che c'è un tesoro anche nascosto. Gioco lì, Sembra una cosa di Call of Duty, gioco lì. E qua il fuoco se lo metti a manetta ti brucia pure gli occhi. Ho messo le animazioni molto basse e con i 2K si vede bene lo stesso. Questo l'avevo già fatto però, mi ricordo. E un giorno sono passato di qua e ho detto, ah, questo manca. Quindi niente. Siamo di nuovo liscio. Infatti mi è venuto un attimo il dubbio, ho detto siamo di nuovo liscio. Una stagione talmente piccola e ci sono talmente cose nascoste che fa venire un nervoso. Qui mi sembra che abbiamo trovato tutto. L'altra volta siamo andati in piena esplorazione durante il palazzo e prendevamo in giro proprio Child. Però appunto tornarci è molto, come, cioè, solo per dire, molto consigliato. Vabbè, sì, I guess possiamo dire così, è molto consigliato perché magari trovo cose nascoste che prima non vedevo, anche se ho fatto la mega esplorazione. È molto consigliato, mi piace, però ci sta. Non so se è molto italiano, perché insomma di come stesso è molto consigliato. Lo preferisco, preferisco tornarci, forse dove, o dove avrei dovuto dire. Ogni volta che faccio gli stream sembra un precisino. Precisi non sono, ma non così. Però vabbè. Ho sempre paura di farmi figure di Emmental, magari arriva uno e dice ma... Sinceramente, gravità non può pagare di meno, però... Beh, se non sbagli, nessuno ti rompe le scatole, quello sì. Anche se non me ne frega, può pagare di meno. Anyway. E qua parlavo prima. Si mette i ranghi sopra e vede tutta la città. O meglio il palazzo di Giada. È per quello che frutto così basso. Abbiamo scoperto Ninguan. Sfruttatrice. Piena di soldi. Poi veramente fosse così nella realtà che sei perspicace con i soldi. Diventi talmente ricco che, o ricca che sia, riesci a comprarti un palazzo, eccetera. Nella realtà purtroppo non serve solo essere perspicace con i soldi. Presumo che devi avere anche le tue amicizie e i tuoi contatti. E non puoi semplicemente essere intelligente con la moneta. Per così dire. L'ennesima volta non mi hanno visto i malmossi. Ormai li chiamo miconoidi anche se sbaglio. I melmausi. Presumo. Ogni tanto c'ho ancora la cosa quando i miei personaggi avevano 2000-3000 XP. Costava un centimetro e moriva. Quindi ogni tanto mi prendo ancora male. Non so se questi sono tipo puzzle o... Non credo. Però vedi, una cosa del genere ti chiedi, ci sarà qualcosa di nascosto? Boh. No, sinceramente non lo so.
E poi vediamo nell'altro team con Zhongli. Mi da una parte mi piacerebbe tenere sempre Yayao, Yayao più fisica e poi metti Yuumi al fondo, viene la combo che scoppia e poi vediamo. Anche perché tiri la ultimate Yayao e poi Oz rimane lì. Un pochettino più lungo perché c'è la sua ultimate, poi non so se è vero. Però io ho notato quello e ti vedi i boss dell'abisso che vanno giù, che è un piacere. Togli metà vita ai boss, che sono a livello 100, l'ho già. L'ho notato, sono buone tutte e due insieme. E figuriamoci la Raiden. Metti la Raiden, figuriamoci. Che volendo possiamo farci un team tutto letto, come avevo detto. Non hai visto niente. Ti fai un team letto. Metti Fisk e Raiden e poi ti metti qualcuno che fa lezione elementare, che potrebbe essere anche Yayao, come potrebbe essere qualsiasi altra persona. Vieni come, vedi come spacchi. Però appunto almeno uno deve fare lezione elementare, sennò. Viene sempre in mente il nome Mona. Questo comunque l'abbiamo già sconfitto. Lo so che non si accende perché non c'ho voglia di affrontare. Qua c'era una cesta, ci camminavi, c'era una specie di nuvola. Ah! Ok. I'm interested. Cioè, forse l'ho già fatto questo, ma proviamo lo stesso. Dammi un attimo. Scusate. Tanto al posto di Kirara potremmo anche avere Kara a questo punto. Perché Kirara va bene, però bisognerebbe avere qualcuno come Yayao che lo lanci e basta. Però non so se ci sono tanti come Yayao, forse l'unica. Naida è uguale a Yayao, forse sono gli unici due che, tra virgolette, le lanci in campo, fanno la cosa lì di dendro e poi passi ad altre persone. Mi dà quell'idea lì. Però non lo so. Oh. Sì, probabilmente l'ho già presa. Stella cadente. Cade in testa qualcuno. Aia! E Bennett. Au! No, abbiamo già fatto questo. Mi piacciono le sue scarpe. Sono belle. Queste sono belle scarpe. Anche quelle di Beidou non sono male, però presumo che hanno il tacco come sempre grande come una casa. Non neanche. Queste sono belle come scarpe. Cioè anche quelle di Leran sono belle, ma sono esagerate. Quelle di Farosan sono belle. Quelle di Kokomi e quelle di Ayaka anche sono stranissime. Quella di Raira è anche una bella scarpa. Non so, non mi piacciono i così tacchi, no? Su di Ayaka ci sta perché appunto è, sembra una dura, quindi ci sta. Però non so, tipo gli Elan sono fin troppo grossi. Ma neanche. Lui ci sta. Non so. Concorso di moto. È deciso, concorso di moto. Chiariamo subito per qualcuno che si prende sicuramente male dopo aver detto che mi piacciono le scarpe. No, non indosso i tacchi. No, perché qualcuno pensa già male. Diciamo che mi interessa la moda in generale. Non proprio ossessionato, ma vedo tipo
come adesso le scarpe carine o anche il vestito di lei è abbastanza bellino, diciamo pieno. Non so, ci do un'occhiata, guardo, ma insomma. Ho anche capito il vestito, purtroppo non l'ho sboccato. Di Cleary cazza pennello qui assolutamente, ovviamente anche idea di cazza proprio a pennello, sembra proprio una nata dalla strada con un vestito così, cioè, sembra che c'ha le borchie dappertutto, ci sta, e hanno fatto un ottimo lavoro con i costumi, quello sì. Va bene, li ammazzo per quello di seconda volta. Secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. Mai sta roba è la cosa più resistente del mondo? Mamma mia, che questo. Non so, non sono proprio, non so, che ne so, un brand preferito, eccetera. La moda, non, anche la, non la seguo tanto, però se vedo qualcosa che mi piace, cerco sempre di abbinare la cosa. Naturalmente vestiti maschili, appunto, il discorso era quello. Non so, perché al giorno d'oggi la gente si prende male. Perché sono un maschio e non posso commentare se è un vestito carino o no. La base è quella. Faccio quello che cacchio voglio. Mamma mia. Quello della Raiden forse è ben troppo esagerato per i miei gusti. Sta appunto il costume che non abbiamo ancora. Sembra una roba. Quello sì, ci sta. Qui lo spammetria. Sembra di una liscia. No, perché ci assomigliava, eh. Ci assomigliava come? Il posto. Mi piace. Sembra di una liscia. Sapevo già. A forza di fare sta mappa avanti e indietro, sapevo già che era una liscia. Ah, oh, mamma mia, santissima eterna. Che scemenza. Ma qui è un... Ah, non cadere. Volevo segnare quello. Quello lì è qualcosa. E ci passiamo sempre di fianco. Ci diamo la maga mago. La maga mago. Posso sentire da qua. Sono E quello posso dirlo, è uno dei miei film preferiti. La spada nella roccia, stai scherzando. Mi piace tantissimo. Forse il mio preferito, il mio preferito in assoluto. Una volta era la spada nella roccia. Adesso in assoluto penso che sia Robin Hood. Quello di cartone animato. Con il gallo che canta quella fantastica canzone. Di brutto. Mi piacciono i film tranquilli, ho sempre detto. Non sono un tipo da film. Ok, film di animazione riguardo, eccetera, ma non so, non. Sono un tipo da film esagerati, eccetera. A me piace sedermi, guardare un film tranquillo. Anche se magari per alcuni la trama è mediocre, ma io non sono di quelli lì che guardano un film e dopo 5 minuti lo spengono. Perché dicono, ma no, la trama l'ho già vista 3000 volte, fa schifo sto film. Assolutamente. Anche se il film...
La trama assomiglia a un altro film che ho guardato di recente, lo guardo lo stesso. Non ho tanto pretese per quelle cose lì. Non sono come qualcuno. Qualcuno è veramente esagerato. Cioè, non ho amici così. Ogni tanto guardi su internet anche le recensioni dei film. Mizzica, le esagerazioni proprio. Ogni tanto tirano tante di quelle scemenze. Boh, onestamente quello non lo capisco. E a me piacciono la roba tranquilla. Ho cominciato a disprezzare un po' i film italiani di commedia perché sono veramente delle zozzerie. Non dire altro. Delle zozzerie rispecchiano proprio l'italiano medio, mi fa proprio schifo. E potrebbero essere cose divertenti, ma sono proprio delle zozzerie che rispecchiano proprio sto paese che è pieno di zozzi. Di persone zozzi. Onestamente. Quindi preferisco i film divertenti, ma non le solite zozzerie, commedie classiche italiane. Perché tu, perché ci faccio un po' più caso, perché magari da piccolo non ci facevi più tanto caso, guardavi sti film anche di Natale, no? Che i classici di Natale italiani. Li guardi da grande, lì ti viene da spegnere, perché sono delle zozzerie, cioè. Forse capisci un po' di più i discorsi, dici cos'è sta zozzeria io. Quello non mi piace, assolutamente. Qui siamo di nuovo alla casa della tizia. C'era un baule qua sopra tempo fa, ma adesso ovviamente non c'è più. Sì, quelli lì forse sono gli unici. Quando il film è un po' esagerato, io lo cambio. Esagerato nel senso appunto una zozzeria. Assolutamente lo cambio. Perché non mi piace la cosa. Siamo di nuovo liscia. Andiamo a cercarci questa cesta allora. Devo veramente. No, la lasciamo marcire. Prima o poi la trovo quando mi serve, perché poi i manufatti si alzano. Boh, sarei curioso comunque dov'è, ma torniamo indietro, che perdiamo tempo. No, ma veramente non so dov'è le ultime cose. Sono al 97%, sto impazzendo. Non riesco più a trovare niente. Niente. Non so che cacchio, o c'è un angolino con tre ceste del 100% lì. Ma non trovo più niente, niente. Cioè anche a Millin erano 99%, ma prima o poi l'abbiamo trovato. Wow, un cacchio. Cavolo, questa è la prima zona che ho voluto esplorare con la bussola, ed è l'ultima che riusciamo a scoprire questo 100%. Non c'è più niente. Niente. È assurdo. Qui c'è una club. Fanno la club dance. Video onestamente, se ci sai fare oppure un colpo di fortuna ci vivi per sempre con YouTube. Mamma mia, fai 20 o 30 milioni di visualizzazioni, poi la gente si ascolta la tua musica a manetta, ci campi sopra, quello ci starebbe. Ti fai un video mega popolare. E poi la gente continua a tornarci. Non deve essere un video che fai tipo 10 milioni di visualizzazioni, o anche 20, e poi la gente non lo guarda più. Proprio un video che la gente continua a tornarci. Fai un mini stipendio con un video, dopo averci guadagnato un bel po' di soldi con 20 milioni di visualizzazioni.
ti fai, continui a farti il mini stipendio che ti arrivano tipo 500.000 o anche 800.000 visualizzazioni al mese. Non sarebbe veramente male. Il mini stipendio. Ahia. E qui. Oh, attenzione. Mi sa che sono tutte qua in angoli sparsi a cacchio, queste robe qua. Però non è possibile. Ora. Sì, ma me lo potevi anche segnare da lì sotto. Affambagno, siamo ancora a 96. Pensavo che eravamo almeno a 98. Dio, ma c'è da diventare scemi. Cos'è? C'è qualcosa che brilla qua sopra. Hikings. Come fa a crescere sopra la roccia? No? Il paesaggio è anche bello, ma ti fa impazzire. Potrei anche lasciar perdere la mia ricerca del 100%. Però io sono fatto così, finché non riusciamo a testa dura, continuiamo. A base quella. Anche perché se non lo facciamo adesso ci facciamo tutto all'ultimo, cioè ci mettiamo a esplorare ogni cavolo di singolare all'ultimo. Finisco tutti gli aggiornamenti, abbiamo 2000 mappe da esplorare all'ultimo, lasciamo queste cose qua. Poi non c'è nient'altro da fare tranne cercare di esplorare questi luoghi. E se come qua che al 97 non trovi niente, diventi rimbambito. Oppure appunto fai finta di niente e dici oh ho fatto il 100% poi non è vero. Onestamente. Potrei anche far così tanto che se ne frega. Metto già la testa che dice falsità. Sono 100. Ah vabbè. Non sono così, non mi piace dire scemenza. Falsità o scemenza. Però onestamente con tutti gli sforzi che stiamo facendo potrei anche accettare la cosa che mancano due o tre bauli. Sembra di tornare a giocare in Infamous. Ci impiegavo 15 giorni per trovare un collezionabile. 1. Giravo una mappa a destra e a sinistra di Infamous 1 e anche del 2. Quasi tutto il santo giorno. Abbiamo una pazienza incredibile, ragazzi. E poi finalmente facevo il 100%. Magari cambiavo gioco. Poi mi mettevo di nuovo in Infamous. Perché mi stufavo. Nice view, I guess. Nient'altro. Buh, Vanesio. Qua c'è il rompiscatole del fuoco ghiaccio elettrico. Rottura di scatole. C'è qualcosa lì sotto. Cambio solo fausa. Prima o poi dovremmo fare bei due per l'esplorazione. C'è adesso bisogno di materiale. Tira certi swing sta qua. Ah, scusate, voglio questo. Tira certi swing sta qua che è bestiale. Ah. E cos'è questo? Provo ad andarci sopra. Un modo per arrivare alla nave che non sapevo, perché per arrivare alla nave con lei ho provato a per la nave di Beidou ho provato a mangiare vigore, cioè mangiare la roba che ti dà il vigore e che ti fa diminuire il consumo di vigore, poi ho messo tutti i personaggi possibili per nuotate non e poi ci sono arrivato. Può darsi che qua era una scorciatoia, non so.
Isola dei Crab, qua ci sono. E Roma. È stato epico perché abbiamo trovato un baule, però non basta manco un baule per compiacerlo, se gioco. Perché come ho detto, secondo me alcuni bauli li hanno messi dopo. E quindi tu li prendi e non contano come percentuale. Anzi, sono al 100%. Cioè, guardate i miei 100%, trovi i bauli anche se al 100%. La base è quella lì. Ci aggiungono la roba e fanno finta di niente. Però non te lo dicono. Fanno apposta. Lo direbbero, magari vai un po' a cercarti i bauli. Ma così è. Ci sta lo stesso. Te lo sai, se lo tieni per te oppure lo dici alla community. Via. La base è quella lì. Però appunto vorrei sapere, tipo qua sopra se c'è qualcosa. Che rottura di scatole. Qua siamo di nuovo alla solita capannina. Una speranza che arriva qualcosa. Ma qua sopra non c'è niente, lì dove ci sono i trio di maghi. Mi sono già arrampicato 3.000 volte lì sotto. Mi è venuto in mente adesso, mentre eravamo lì che chiacchieravamo. Qua dietro non c'è niente. Qua c'è l'arena con tutti i mister, gli esplosivi. Ormai lo so, meno. Sta diventando deprimente la cosa. E se ci fosse qualche sfida in giro o qualcosa, ma non c'è niente. Non c'è neanche una sfida. Cosa vorresti fare esattamente? Goodbye then. It was nice to knowing you. Goodbye. Mi sembra che lei l'ha invece incavolata nera con lui. Loro. Certo è inutile affrontarli, non c'è niente. Forse qualcosa dici, vabbè, ci sta, li affronto. Sto guardando tutti gli angolini perché mi dà l'idea che è tutto nell'angolino. Stupido, incredibile del mondo. La bussola funzionava. Vorrei sempre di più collegarmi l'account a quella mappa lì che ho visto. Però non è ufficiale, quindi ho paura che mi rubano l'account. E quindi. Perché devi collegarti l'account, ma non mi piace come cosa. Se è una cosa ufficiale o che te la consiglia anche la Oyovas, sì. Così più che altro dovrei guardarmi su internet qualcosa, però devi guardarti ogni singola cesta, poi dovrei far così, probabilmente faccio così adesso. You bastard. Oh, basti con questo scudetto, cacchio. Morirai con la nostra. Dai. Perché mi va? Mi piacerebbe che ti dasse anche un punto di amicizia in più per ogni volta che ammazzi un nemico con quel personaggio lì. Quello sarebbe una cosa intelligente. E se riesco adesso me lo guardo su internet. Guardo un video su YouTube. Tanto è piccolo qua. Come si chiama?
Sarà qualcuno che l'ha fatto in italiano. Good. Jeff Klaus 100% win 2023. Ok. C'è pure una foto, ma mettila 183. Vabbè, ma io voglio solo vedere su questa isola qua se trovo qualcosa di strano che non ho ancora visto. Perdonatemi, così col telefono sembra che non vi guardo. Ah, vi sto guardando. Ma non la lasciateci. C'era una mappa, fa vedere una mappa all'inizio, magari guardo la mappa, più che il video da 1 ora e 26. Eh sì, fa vedere una mappa, andiamo alla mappa. Dice che c'è un baule anche qua, ma io non l'ho trovato. Poi non lo so. La nave di Be... Ah, questo l'ho guardato. Scemo, voglio cosa. Quello lì ho guardato. Perché è pieno sta isola, pieno. Cioè, guardi sta mappa qua, è pienissimo. No, pensavo che ce n'erano pochi, ma 182 sono tanti. Un video di un'ora non me lo guardo. Ovviamente te lo skippi, però non ce lo vuoi. All'Airone. C'è un Airone, non lo so. Se no... Oh! Potete anche ammazzarmi se non è. No, sembra una. Più che altro sembra una cicogna. No, la cicogna sono bianca. No, perché l'airone è nero. Le cicogne sono bianche. Bello. Comunque abbiamo trovato un posto dove c'è la chiave. Quindi può darsi che gli altri mi mancano i posti con le chiavi. Cosa fa? Cosa fa quell'uomo lì? Quel buon uomo lì? Pazzo. Sai che qua non sono mai stato? Ero stato qua per la missione contro il Most, gli Abyss. E già ci sono ancora le balestre. Sono distrutte però, che peccato. Sono mezzo distrutte. Che brutto. No, forse non so, no, non sono mezze distrutte, sono stranissime. Comunque questi minerali prima non c'erano. No, non lo so. Ovviamente c'erano. Sta zona qua comunque non ho. Meno male che ho guardato il video, mi ha dato l'ispirazione. Andiamo verso la chiave qua. Più o meno i posti dove sono stato, se guardo la mappa me lo ricordo. Non c'è bisogno del video. Il problema è che questo è un gioco grosso. Metti tipo un gioco sempre open world ma con una mappa più piccola, fai tipo GTA 4, più o meno te la cavi, perché appunto mettono, cioè, per dire, collezionabile numero 1, numero 2, numero 3, partono da un angolino e più o meno dici ok, quell'angolino l'ho già esplorato, quindi lascio perdere, vado dove vanno in quell'angolo lì perché mi sa che c'è qualcosa. Invece questo gioco qua, essendo così grosso, ti mettono in qualsiasi video sempre che partono loro da un angolo a caso e poi magari tu guardi, ah, sarà la cesta 50, no, la cesta 50 magari tornano da un'altra parte che dici no, ma non ha senso. Quindi manca una chiave. Allora, probabilmente quello che stiamo cercando è questo. Ma che 40 primo gente. Non ci credo. Manca una chiave, ma abbiamo fatto il 100%. No, non ci credo. Non ci voglio credere. Questo è curioso, dove è l'ultima chiave? Quindi Redco è fatto tutto al 100%. Non è che c'è la sorpresina dell'ultima chiave. Altopiano ventoso, Mosdet. Mosdet. Oh, le. Guarda che bello. 100, 100, 100. Ovviamente
Sumeru è grande come una casa, quindi ci vorrà 3.000 volte, 3.000 volte tanto per completarla. Però che soddisfazione. Chissà dove cacchio è l'ultimo posto con la chiave. Adesso sono curioso perché ti dà 40 prima gemme. Sono curioso. Se ci fosse un video che ti dice semplicemente le ceste. Ceste with key. Perché se ne avanza una. Shrine, se non mi vado mai il nome. Però appunto non mi interessa questo. Mi interessa di vedere le location. Ti voglio vedere tutte le queste, il puzzle che abbiamo già. Io volevo solo vedere appunto The Shrine of Depths location, bello. Così me lo tolgo dalle scatole sta cosa. Così ci prendiamo 40 primo gemme. Easy. Poi se mancano le ceste anche dove c'è il 100% non va bene lo stesso. Ci sta. Però appunto co come stiamo facendo adesso almeno toglierci il pensiero di queste 40 primo gemme. Ok, andiamo, seguiamolo, anche se probabilmente questo l'ho già fatto. Però ti fa vedere shrine. E location, non si capisce niente. Boh, non riesco a capire, aspetta un attimo. Mi si è preso male. Ok. Che cavolo è sto stupido? È vicino all'oceano. Sto stupido, scusate. Non voglio dire stupido perché. State di cappello lui che fa il video. E questo l'abbiamo già fatto, allora. Che è dentro la grotta, giusto? E questo qua l'abbiamo già fatto, no? Non c'è bisogno di teletrasportarsi. E che fanno comodo 40 prima gemme. Anche 5, ma da lo stesso. Anche se le lasciamo perdere per adesso. Vicino Stone Gate. Dove c'è il teletrasporto, lo sto guardando, è questo. Forse l'ho sbloccato ieri questo. Sicuro. Fatemi un attimo. E guardo un attimo il video, andiamo indietro. E più o meno è qua. Vedo qui fa vedere. Sembra che l'ho già sbloccato. Però vado a vedere lo stesso. Anche questo ti fa i bei money. Queste robe qua. Queste location sono sempre new players. Cercheranno di pigliarsi. Per guardare questi video. Che magari non hanno pazienza. Vedi che musica.
me la musica di Guir mi piace un botto. Cioè, quella di Mozart ci sono delle tune veramente spettacolari. Ma lascia perdere. Inazuma anche è bellissimo quando esplori. C'è il flauto tipico giapponese. È veramente bello come esperienza. Ma sto gioco mi piace un botto soprattutto per quello. Per la soundtrack non potrei apprezzarlo di più. Per quello. E mi sa che l'abbiamo già preso perché si sarebbe già attivato. E qua comunque. Qui dovrebbe essere aperto. State zitti, rompiscatole. E a questo solo che c'è. Scusa. Vabbè, non sta. Mi piace che l'ho messo abbastanza bene. Ci sta. Commetti che di nuovo al mare di nuovi. La cretina. Ok. E tutti i teletrasporti qua e un po' più avanti. Insomma, un segno. Quello che fa vedere tutta la velocità della luce. Tipo qua. Perché non è tanto vicino, c'è la mappa tutta zoomata qui in avanti. Quindi è un po' difficile. Ciamona, Diluc. I. 20. Come team? Babbo. Babbo team. Che te lo segna, quello lì almeno te lo segna, vecchio. Aspetta che guarda. Sto andando giusto, no? Ho i miei dubbi, non penso. Video un po' strano. La riproduzione automatica non la voglio, grazie. Io l'ho tolto. C'è gente che ce l'ha, io l'ho tolto. Non mi piace. Ah! Ha messo il segnetto, ma io sono stupido. Non sei poi sicuro che è qua? Ah, ma perché non ha ancora fatto la missione lui? Di andare sulla montagna, allora c'è la montagna oscura. Sì, infatti qua. Sì. Piace che è sopra il confine. Wow, e questo è l'aggiornamento prima della montagna. Non c'è la montagna, c'è un muro. È troppo strano. Non c'è! C'è proprio un muro! Non c'è neanche la cascata! C'è. No, c'è! No, c'è il bacino d'acqua! Non esiste neanche la cascata! È troppo strano! Quindi è vecchio, è 3 anni fa sto video! Questo l'ho già fatto! L'ho fatto adesso, prima! È troppo strano! Troppo. Vabbè, con Mona lui attraverserà. Mi piace vincere. E c'è i personaggi più forti dell'epoca. Credo. Ma dai. È troppo, troppo. Quando ho cominciato, quando il gioco era cominciato. Infatti è tutto chiuso. Stranissimo sto video. È per quello che non ci capisco anche un cazzo. In giù un pass sotto la montagna.
qua. Ed è tipo qua. Troppo strano. Mi piace un botto. Ci sta di brutto. Interessantissimo. E una cosa dentro la... ma l'ho già preso, forse l'ho già preso l'altro giorno. È un luogo dentro la roccia. Che c'è il maghetto. Troppo epico. Il gioco era talmente diverso all'inizio. È bello perché... no, io non c'ero. È come la gente che comincia a giocare a GTA adesso. Io non ho cominciato subito a giocare a GTA Online, ma mio. Cioè, cose ne hanno tolte, messe. Sì, l'abbiamo già. Presumo che l'ho già preso perché c'è il mister qua sotto. Però ci sta perché ci sono i. Questi. Questi mi sa. E va bene così, eh. Un altro, ma non voglia di combattere questo genere. Che bello, ma è anche carina come cosa che non c'è la montagna, cioè è fatto bene il paesaggio, tu guardi il video, cioè sembra naturale quasi, e poi guardi il tuo gioco e dici ma è totalmente diverso. Ah, questo aspetta, preso male perché adesso comincia a skippare. Troppo epico. Non c'è neanche la cosa, la voragine. E l'icona del boss qua è totalmente diversa. Che video interessante. Anche il teletrasporto è sbagliato. Aspetta un attimo. I ruins sono qua. Non esiste più quel teletrasporto. Che c'è una strada col teletrasporto. Non è questo. Ah, forse è questo. Ah sì, perché è tutto spostato, perché non c'è quella parte di mappa. Che strano. È proprio qua. Allora. Cioè, sembra che finisce così. In effetti finiva così. Poi hanno sembra che adesso sia un po' decentrata. Ma poi vabbè, neanche io che magari non avevo esattamente la telecamera sopra l'obiettivo, no? Come fa lui, però. Totalmente una cosa bestiale. È epicissimo. È veramente bestiale. Mi piace. Voglio solo vedere. Passava così comunque. Abbiamo già preso anche questo. Hello, my friend. Goodbye, my friend. Che già che dice my friend, non è tipo uno di code. Goodbye, my friend. Adesso è un'anzianina. E questo e la cesta è qua, però è veramente preciso con i cosi. Ogni tanto guardi video c'è la gente che sono imprecisi, imprecisi, usa la stessa cosa che usavo io, anzi che uso ancora per indicare i collezionabili. Si vede che non sarò l'unico. Sarebbe bello che metto un'iconcina di una cesta. E poi te lo segni così, collezionato. Beh, ci sarebbe di buono. No, anche quello è preso. Lo vedo da qua. Sarà poi l'ultimo. Oppure ho una chiave in più. Mi sembra un po' strano. Già c'ho un collezionabile in più, quello lì della statua dei sette. Anziché averne 10 su 10, ne ho 11 su 10. È troppo strano. Troppo. Però, I guess ce l'ho. Comunque.
Prima di no, così sono 40 primogemme gratis. C'è ancora 8, 9, 10, 3 ruoli. Cioè, dico che vendi 20 mona e ci sta. Ma una combo buona. Il monte out. Bang. Dove c'è il laghetto? Dove sono collezionabile? Sì, non si capiva tanto, poi alla fine boh. Non è che questo. Ho lasciato che concina solo. No. Mi sono un attimo che si capisce un cacchio. E il monte è qua. Il teletrasporto è qua, ok. Perché è preciso quello che mette lui, solo che c'è appunto uno zoom diverso. Probabilmente magari la mappa legge, non dico che è diversa, ma essendo che sono cambiate tante cose, può darsi che la prospettiva è diversa, no? Non so come dire. Può darsi che la prospettiva sia un pochettino diversa. Devo arrampicarmi di sopra. Io mi butto da qua e va a fermare. Ehi, Geronimo. Dovrebbe essere. Aspetta. Non ho messo il coso. Ma non per mille. È buono, tipo. Cavolo di Min Lin. Se trovo qualcosa a Min Lin, giuro che non ce la esploriamo. Io solo. Così dovrebbe andare. No, è vuoto. Quello lì ma è vuoto. Invece che si vedono lontano 1 chilometro sti cosi qua. Sarà proprio l'ultimo del video, questo giro. Quello comunque sembra una chest. Qua no. Sembra una di quelle chest. No, perché di solito sti mini boss quando li trovi in giro per battagliare ti danno delle chest. Che scemo. Sei l'ultima, mi cacchio. È sempre così, quando guardo questi video è sempre. È bello avere il mouse, la rotellina del mouse che funziona. E ciao. Allora, dice che qua c'è questo. E dice che qua un altro c'è un buco ben nascosto, può darsi che sia questo, ma non sono sicuro. Se mi teletrasporto qua siamo di nuovo a capo come prima, quindi aspetta, qua dove siamo? Aspetta, metti il GPS. E dobbiamo andare da questa parte. Grazie. Gentilissimo. Mi piace che qua hanno messo il vento che ti tira su. Quello aiuta. Anche se ci sono tante rocce, almeno quello l'hanno pensato. Mi sembra che anche qua l'abbiamo però scoperto. Adesso vediamo. Dovrebbe essere questa la strada. E c'è un sacco di alberi, eccetera. Ah, c'è quella che vende. Vende questa qua. Ma di sì. Mi piace anche questa cosa di sto gioco che trovi i venditori a caso. Quella è una grande cosa. E non segna niente, ho i miei dubbi. Ho paura che hai sbagliato strada, veramente.
Mi sembrava che era qua, ma vedo solo un Ivico. E tanti suoi fantastici amici. Ma che cacchio è successo? Non so perché ogni tanto va così. Take it easy. Se non lo trovo adesso, sì. È una cosa che non ho trovato prima. Però voglio... Aspetta, fammi vedere la mappa sua. Quando lui cammina. Me la guardare prima, no? Prima che cammino. Dovrebbe essere qua. Almeno che... Sì, ma no, è qua. Dove sono... Dove ho messo il coso? Aiuto. Vedere che tipo c'è un buco nella montagna. Andiamo indietro, esploriamo. Un altro, I guess. No, dovrebbe essere un bar. Ah, non per scala. Che ti ha chiamato? Ma vattene a fanno. C'è proprio un dungeon, non so come spiegare. Sicuramente lì è troppo in basso. Ah, ho detto lui da quella roba lì. Niente. Ma va. Non fammelo dire. Salve. Il nostro amichetto del cuore che one shottiamo. Ormai. Mi facevano così paura all'inizio del gioco, posto adesso sono i personaggi più facili da affrontare dopo gli Ileco. I maghi sono ancora. Cioè i maghi, quelli che hanno la staff. Ogni tanto sono più rompiscatole loro che poi macchinare lì. Soprattutto quelli che rimangono in aria. Ah, vedi che è qua? Credo. Oppure una cesta a casaccio. Una cesta a casaccio, t'ammazzo. Perché una cesta a casaccio mi sta indicando? Non riesco appunto a capire dove è il posto. Sto guardando un altro video. Vabbè, andiamo verso dove dice lui, magari. Spero che la direzione è totalmente sbagliata. Sandstorm. Almeno che veramente qua. Mi sto sbagliando io. Esterrel mi dovrebbe cominciarlo quando c'è il pull. Mensile con il personaggio più overpower lo puli istantaneamente. Non sarebbe male pullarlo istantaneamente. Esattamente dove? Che altro lui mi dà fastidio, quindi lo ammazzo. Perché non riesco a capire dove è la cesta, che è lì che e va in giro, la 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 la. Nel frattempo ci prendiamo le sue risorse. Se è qua magari è veramente nascosto. Non me lo cerco offline. Volevo fare la videochiamata con sto amico qua, ma mi sa che non ci si riesce.
Avevo che si ammazziano di tanto manco ma. Adesso si vedrà 6 secondi. Da questa parte dove però ciccio a ciccio. Ah no, vedi una cesta del cacchio. Però questo prova appunto che ci sono ceste in giro. La prendo. Anche se è al 100% la zona. Immagino trovo l'italiano medio che mi dice oh, io ho trovato tutte le ceste, anche quelle nuove dei nuovi aggiornamenti. Un classico senza tempo. Ah, questo c'è Jin. Io la Jin la voglio troppo. Have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss. Devo solo vedere qua. C'hai le robe un po' strane questo del video. My people are used to the desert life. E ci sta però per qualcuno che non ha che comincia da zero. Io onestamente non sto cominciando da zero, devo trovare l'ultima cesta. Wino, Shangling, il Traveler. Era un personaggio per un team free to play. Questo cosa non si capisce niente. Magari questo che c'ha Yak che mi sta simpatico. Matto. Ah no, questo qua è quello lì che ti fa vedere. No. A vedere tutto sto non si capisce un occhio il video che ho guardato prima che si capiva. Scusate, mi sono perso. Non più che altro volevo capire questo video qua. Questo è il primo, è quello lì che abbiamo fatto prima. E ogni video parte dalla sua parte. Allora devi stare lì a guardare. E ogni video parte da, no? Da un punto diverso. È quello che volevo dire. Ma questo c'ha vagabondo, addirittura c'ha quella stupida del mercato nero di Romeo. Può darsi che è preso bene. Uffa, sto telefono. Dove sarà l'applicazione? Anch'io avevo una
Vabbè, io ricerco comunque. C'è gente che dice che manca una chiave. Hanno preso tutto, ma rimane una chiave. Mi sto stufando, onestamente. Allora, se vuoi. Questi americani vanno a velocità. Questo che ho fatto prima. Oh no. Ah, questo qua è quello lì che dovremmo cercare. Credo. Fammi vedere, questo non mi convince. Ce n'è uno qua, ma l'abbiamo guardato prima. Non mi convince. Prova a seguire il suo percorso. Ma vuoi scoppia? Pisca, tu scoppi. Lo sto facendo un po'. Questo ma pensavo che ero caduto, forse di guardarvi. Qua sotto. Ora ho trovato l'ultimo posto. Questo video era un po' più decente. L'ultima chiave. Purtroppo non mi ha piegato, l'ho fatto anche perché volevo la cosa lì di Jungle, ma non me l'ha data anche stavolta. Peccato, bene lo stesso. Non ci credo. Anche questo è stato fatto al 100%. Non male come foto. Mi piace. Avrei preferito vedere. Forse più la città, ma ce ne sarà un altro. Non ci credo. Quindi questo vuol dire che giù è tutta completata. Vedi, apri 800 bauli, aperti in totale 1000. Vedi che ne hanno, vedi che mettono le cose. E non è possibile. Oppure segui 66. Totale 81. Cioè. Mi dà l'idea che queste cose qua erano tarate precise una volta. Adesso non più. Non ci credo, però abbiamo fatto il 100% di lui. Lui è nostro. La città è nostra. Non si accorgeranno che sono qua? Ah, ok. A questo punto, adesso che abbiamo fatto quello, andrei a dormire. Poi se il mio amico dice, però voglio fare, gli dico che non ci voglio, che sono già stato. Va bene così, ne vado a dormire. No, basta fare così. Perfetto. Trucchetti. Che ho imparato. Boh. Vi saluto.
Vediamo domani se devo andare a lavorare o no. Ormai è così il mio lavoro. Vabbè, grazie. Finalmente abbiamo fatto tutta via al 100%. Ci sta. Aiuto da Irana, guess. Che ci ha aiutato molto anche lei. Ciao ragazzi. Anzi, guardiamo questo. Bello. Ci sta. Vabbè. Vi saluto. Anche sopra ci sta. Ciao. Ciao. Buonanotte.